Volevo parlarvi di un argomento che mi sembra molto importante, che è la spiritualità femminile. La cosa che vorrei ribadire è che prima che tutti gli uomini fugano, è che questo riguarda la spiritualità femminile, ma anche gli uomini, perché chiaramente noi uomini, lo stiamo scoprendo sempre di più, abbiamo una dimensione femminile che, con cui abbiamo molta difficoltà accettarla, eppure c'è. Ossia che siamo uomini perché abbiamo un 51%, 52-53% di uomo, ma rimangono 47, 48, 49% femminili dentro di noi che spesso abbiamo fatica a riscoprire. Mi vado a basare molto sulla tradizione antica indiana, la tradizione dei Lakota che si trova nel Nord America e poi anche sulla tradizione tibetana. E quindi andiamo a fare un po' una ricerca di cos'è la spiritualità al femminile. Ma cosa vuol dire il modo femminile? Cosa vuol dire sviluppare la spiritualità al modo femminile? È quello che andiamo a scoprire questa sera, partendo dalle radici di quello che dicono le antiche tradizioni del tempo in cui la donna aveva molto più potere che oggi. Guardate che siamo 32.000 anni fa, ieri, proprio ieri. Potete vedere che la maggior parte, non so se lo sapete, ma la maggior parte delle sculture che sono rivenute sono figure di donna. Ossia che si pensa che tanti secoli fa, millenni fa, effettivamente la cultura era dominata, non dominata, ma almeno aveva la precedenza la donna. Perché chiaramente quando è stato l'uomo che aveva la preeminenza, statue erano piuttosto di uomini, no? Logico. Quindi se le sculture, le statue sono di donna, si pensa che effettivamente all'epoca le donne avevano una importanza nella società che era primordiale. E quindi si ritrova questo, vedete, siamo a 21.000 anni fa, la Venere, conoscete queste statue, no? Le avete forse visto in qualche rivista. E lo ritroviamo anche nell'Egitto antico. E questo, guardate questa bellissima scultura che si trova nella tomba di Nefertari, e lì per esempio ancora la donna aveva molto potere perché sapete che spesso era rappresentata in Egitto all'uguale dell'uomo. Vedete questo? È il sole, ossia che il sole, principio maschile, alla sera veniva mangiato da Nut, dalla Desa Nut, la vedete qua il sole? Viene mangiato, segue il suo percorso della notte dentro il suo ventre. E lei lo partorisce alla mattina. Bello come simbologia. Ossia che per l'egiziano medio la notte era femminina, perciò uguale al giorno. Un giorno maschile, una notte femminile. Non c'era preeminenza dell'uno sull'altro. Consiglio la visita del museo di Ankara, la capitale della Turchia, che ha tante figure di donna, donna ripetutamente. Questo è Efeso, la dea madre di Efeso, e vedete, guardate, non si può essere più femminile, guardate quanti seni. Quindi, chiaramente, una cultura di preeminenza femminile. Guardate che anche nel testo della Genesi, quelli sono i quattro nomi di Dio usati nel libro della Genesi. Sono quattro, Elohim, El Shaddai, Elolam, El Roach. Tutti questi quattro nomi sono sia plurale, sia al femminile. Non c'è un solo nome nella Genesi, nel primo libro della Bibbia, che porta il nome di Dio al maschile. È la Genesi. Ossia, logico, no? Si dice la nascita da dove viene? Dalla donna, no? Quindi, chiaramente, tutta la Genesi è femminile. Guardate che poi, che cosa è capitato che ha fatto rovesciare un po' tutto questo, è che è proprio la figura della donna. Eva, della famosa tentatrice, che piano piano è stato riletto sempre più in modo sfavorevole per la donna, e sapete che qui in Italia, soprattutto la Chiesa è molto importante, sapete tutti i nomi che sono stati associati a Eva, sapete anche che c'è stato un tempo, al Concilio di Trenta, in cui l'idea che la donna avesse un'anima oppure no,
fu discussa, o sea che non si sapeva bene se dare l'anima alla donna oppure no. Poi la donna è diventata, ha avuto una spiritualità piuttosto nascosta, o sea che nelle opere d'arte italiane soprattutto si è ritrovata la donna in qualche piccolo dettaglio. Guardate questo disegno di Michelangelo, conoscete, no? La Cappella Sistina, che si trova non così lontano da qui, e vedete che si vede due uomini, no? A prima vista, eppure se si guarda bene c'è un piccolo dettaglio. Non so se l'avete notato, tra gli angioletti l'unico personaggio che c'è, che ci guarda e che sostiene il padre, non vi sembra una donna? Guardate, conoscete anche questo piccolo segno di Leonardo da Vinci, no? Cenacolo, che è una cosa bellissima perché, guardate, questa è l'ultima cena, il Cristo insieme ai suoi apostoli, e se si guarda in dettaglio vedete che quello che dovrebbe essere l'apostolo Giovanni, perché la tradizione dice che non aveva la barba, invece Leonardo da Vinci l'ha dipinto come una donna. Al momento della croce, essenzialmente, il Vangelo parla di donne intorno a lui. Nel momento più cruciale della cristianità, che è stato il momento della crocifissione, a parte San Giovanni che è scritto, ma la maggior parte delle persone, Maria Maddalena, Maria Madre di Gesù, Maria Giacobbè, eccetera, tutte le diverse personaggi intorno a lui erano tutte donne. Guardate anche questo, no? Conoscete di Giotto, che è bellissimo, si chiama Noli Mi Tangere. Quindi qua, la prima che trova Gesù risorto, che è la fondamenta, no? della religione, la risurrezione, è stata Maria Maddalena, la peccatrice. Nei primi secoli c'è stato delle diatribe tra i padri della Chiesa dicendo: non è possibile, come una donna aver visto Cristo risorto per prima. In più, sapete come come Maria Maddalena chiama il Cristo? Chiama Rabuni. Non so se Rabuni, Rabbi vuol dire maestro, Rabuni è il diminutivo affezionato di Rabbi, ossia che lo chiama piccolo maestrino. Chiama il Cristo risorto, appena risorto, nella sua veste di luce, lo chiama ma piccolo maestrino. E vedete che le persone, i soldati stavano addormentati, sono rappresentati addormentati, e la cosa curiosa è che Maria Maddalena poi torna a vedere gli apostoli, che loro erano ben lontani, e gli dice: ho visto il Cristo risorto. Risposta di Pietro: ma sei folle, sei una donna. Perché? E allora lei insiste, insiste, e loro vanno a verificare. Ma loro no, arrivano dopo, increduli. Guardate anche. Vedete questo dipinto dove, prima della crocifissione, dove Maria Maddalena lava i piedi del Cristo? In due Vangeli su quattro lei lava non solo i piedi, ma anche la testa. E questo non viene mai riportato nei dipinti. Perché? Perché solo chi è sopra di qualcuno può ungere la testa. Christos, Cristo in greco vuol dire colui che è unto. E quindi veniva unto denardo solo i re, da chi era sopra di loro, i sacerdoti, i grandi sacerdoti. Perciò se Cristo ha lasciato Maria Maddalena ungere i suoi capelli, voleva dire che in qualche modo, anticamente, riconosceva che lei era superiore a lui su certe cose. Volevo risalire all'antica tradizione a vedere com'era il tempo in cui la donna aveva questa grande capacità spirituale, sviluppo spirituale, che oggi sta ritrovando sempre più la sua posizione di insegnamento, anche di capacità di diffondere un altro tipo di spiritualità, non più maschile come quello a cui siamo stati abituati, con delle regole, dei dogmi, così si fa, così. Questo è molto maschile come atteggiamento. E quello che sta accadendo adesso è un risveglio di un altro tipo di spiritualità che va ben oltre, che non è in contraddizione, non vorrei fare opposizioni, ma invece che potrebbe benissimo essere complementare a una spiritualità maschile che è molto ferma, lineare, e così non è altrimenti, le cose non cambiano. La spiritualità femminile, anche tra la tradizione Lakota, come potete vedere nella ruota della medicina, è costante movimento. Quello che fa paura agli uomini è che è costantemente un movimento interiore. E la donna ha una forza più grande nell'antica insegnamenti Lakota che l'uomo, perché lei ha la capacità di dare la vita. Sapete che la donna vive di più a lungo, è capace di sostenere molto di più perché dentro di lei ha accettato il ciclo, ha accettato la modifica costante ogni 28 giorni
del ciclo che obbliga il maestro. Quindi lei sa accompagnare il cambiamento molto di più che l'uomo, che lui è più lineare. Andiamo a vedere questo cambiamento. È costituito da quattro fasi, secondo la tradizione Lakota. La tradizione indiana mi piace molto anche perché sono le quattro aspetti della madre divina. Durga che è associato al leone, quella che è capace di cambiare, di iniziare, di dire ecco, questa situazione non va più, di avviare il cambiamento. Questa forza della donna di dire questa relazione, per esempio, è tenuta fino adesso. Adesso c'è qualcosa che non va, io sento che qualcosa non va, parliamone. La seconda forma è Lakshmi, che è quella in cui è la donna che è più capace di progettare, di dire ecco, vorrei cambiare casa, vorrei mettere i mobili a posto. E quindi inizia già a pensare a mille idee di come potrebbe essere, dopo avere questa spinta del leone di cambiare, di come potrebbe essere il futuro. Questa capacità di progettare che è molto creativa. Questo è associato alla parte angelo, alla parte che vede più in là. E poi arriva la parte in cui, quando io ho le idee chiare, così si fa, poi c'è un momento della decisione, che è quello lì. Ossia, ecco, ho già tutto pronto. Ci sei o non ci sei? Vieni con me oppure no? Parliamoci chiaro. Ti decidi? La capacità di tagliare e rimettere tutto a zero, di mandare all'aria tutto quello che ho potuto costruire per costruire di nuovo. Questa è una cosa che è fortissima, che molte donne hanno problemi ad accettare questa parte perché dicono ma la parte ombra. E invece nella tradizione indiana viene considerata una dea, si chiama Kali. È quella parte che fa più paura all'uomo. Quando si prende una decisione, qualunque sia, si muore un po' alla decisione che non si, la scelta che non si è presa. Ossia che ogni volta che prendi una scelta, muori all'opzione che non hai ritenuto valida. E quindi, comunque vada, c'è un aspetto di morte nel cambiamento. Devi tagliare i rami secchi. Logico, no? Per dare tutto l'influsso al ramo che tu hai scelto. E questa è la fase indispensabile, che è una qualità, perché Kali, ai suoi tempi in India, viene considerata come una parte, anche lei, spirituale. E poi, una volta che ho tagliato i rami secchi, una grande qualità della donna è la Sarasvati, che è quella lì, che è la capacità della saggezza. Ossia che ho fatto tutto un ciclo, adesso prendo le conclusioni, prendo il tempo di dirmi cosa ho fatto finora, cosa ha servito, e cerco in qualche parola, una donna è capace di fare il riassunto di un cambiamento o di una persona. In tre parole scelte, zac, 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 è già il quadro. Questa capacità di fare la sintesi e di dire, ecco, questa esperienza mi è servita o questa esperienza non mi serve più. E questa onestà molto profonda con lei stessa. Quello è il ciclo che andiamo a vedere, che si ritrova nel cristianesimo con le figure dei quattro evangelisti. E guardate la somiglianza. Il leone, ok? Il leone, che è il leone di San Marco, non so se San Marco, Venezia, eccetera. Abbiamo qui l'angelo, che è l'Evangelo di Matteo, ok? Che rappresenta dell'Evangelista Matteo. Poi arriva il toro, che ogni tanto quando le cose non vanno avanti alla velocità necessaria è capace di mandare tutto in quella. E non importa se poi deve morire il toro, il sacrificio, ma si mette fino in fondo, va a vivere fino alla morte ogni tanto, il cambio. E poi arriva l'aquila, Giovanna, che è capace di prendere la distanza. Questa è la Durga, la sua rappresentazione più conosciuta, abbiamo visto, la vedete in grande, con il leone, di nuovo il leone, vedete? Il leone che è capace, ha tutti i suoi attributi, che sono la lancia, perché è capace di azzeccare il problema. E lei che in una coppia è capace di dire, spesso è lei che dice, c'è qualcosa che non va. La freccia, l'arco, tutte queste, perché riesce a azzeccare. Questa è la versione della Tara Rossa nel buddismo. Tara Rossa, che è quella che chiaramente vedete tutti gli attributi, rossa della rabbia, chiaramente, e con la stessa cosa, l'arco e la freccia. Guardate che l'ho trovata anche in Nate, che sapete che intorno al sarcofago di Tutankhamon e di tanti faraoni c'è quattro divinità che stanno lì a sorvegliare il sarcofago, che sono quattro donne,
anche lì troviamo quattro donne e una Nate, e vedete rappresentato lo stesso, con un arco e una freccia. E ritroviamo Artemis in Grecia. Una volta che la donna ha iniziato, ha avviato il cambiamento, che cosa fa? E beh, dei progetti. E Lakshmi, chiaramente, vedete, che sono tutto l'aspetto della tranquillità e del sorriso, di immaginare, della gioia, anche della leggerezza del cambiamento. Invece l'uomo spesso lo vede, ah, devo ancora cambiare. Come devo fare i soldi, il lavoro, i tempi, la questione legale? Questo l'uomo molto pensa a questo. Invece, senza pensare a questione di soldi, non so come facciamo per finanziarlo, ma andiamo lo stesso, andiamo avanti. E vedete che è rappresentato dalla Tara Verde nel buddismo tibetano. Tara Verde, vedete questa qualità di, vedete la posizione della mano, non avere paura. Questa posizione vuole significa non avere paura, sempre collegata al cuore. Lo ritroviamo in Isis. Isis, che vedete con queste ali, è quella che fa l'ispiro dicendo, ecco, tutto è possibile. Tutto è possibile e quindi apriamo le ali. Corrisponde all'ispiro anche del respiro. Facciamolo. Questa è la nascita di Venere, che lei ha la spinta dell'angelo e poi arriva subito la persona che la copre. Perché non si può essere nuda così davanti a tutti. Passiamo alla fase del toro, che accade quando già i progetti sono finalizzati, ho già tutto in testa, poi c'è qualcuno, forse, che non è d'accordo o che continua dicendomi ma non abbiamo i soldi, mai visto i mutui che abbiamo, c'è la crisi. C'è. E in questo caso la donna diventa Kali. Vedete più chiaro con la testa, il sangue, tutto. E guardate sotto, vagamente, non so se vedete, in quel momento lì effettivamente c'è, sì, il messaggio è chiaro per l'uomo. Guardate Tara Nera nel buddismo tibetano, vedete con il suo dente solo, vedete come non è molto simpatica da incontrare così nella metropolitana, può dare qualche sì, qualche dubbio sulla sua qualità, eppure è una considerata come una divinità. La cosa bella che trovo è che oggi come oggi dobbiamo ritrovare questa sacralità anche di queste fasi, che corrisponde a Selkis. Guardate, gli egiziani l'hanno rappresentata come lo scorpione. È quella che è capace di dire, ecco, se vogliamo andare su questa via, dobbiamo accettare di morire sull'altra. Questo sarebbe Persefona, nella tradizione greca, sapete Persefona, che era, che chiaramente, vedete, questo è il rapto di Persefona, perché Hades, re degli inferi, l'ha portata, l'ha presa, l'ha portata per tenersi compagnia, perché effettivamente ci sono, è una cosa che, anche se fa molto paura all'uomo, lo attrae tantissimo. Non dico niente, arriviamo all'aquila, in cui la capacità della donna è quella di dire, ecco, adesso ho cambiato, sono andato avanti, ho fatto le scelte che ci volevano, ho messo in pratica, perché l'aspetto toro, l'aspetto Kali, è quello che anche va nel concreto. E quando si va nel concreto, tra il piano ideale e la concretezza, ci sono sempre delle scelte da fare. Arriva l'aquila, l'aquila che sarà Svati, vedete com'è bella, su un libro. Ossia che vado a cogliere l'insegnamento di ogni situazione, ogni evento, vado a cercare di sapere cosa posso imparare da quello che ho fatto. E questa analisi di vedersi come una terza persona, dire, è accaduto questo con una discussione, ho detto questo, ma questa capacità di confidarsi con un'amica e di raccontare tutto. Questo che è molto femminile, questa complicità che dice, beh, ti racconto, l'uomo è molto sintetico, dice, la giornata è andata male, oppure la giornata è andata bene, e basta, non se ne parla più. Invece, sì, sai quando mi sono svegliato questa mattina, e questa capacità di vedersi, che è una grande qualità femminina, che viene purtroppo non apprezzata molto dalle donne stesse. E quella fase è quella che va a avviare la fase successiva del leone. Ossia che questo fa, inizia il ciclo successivo, e quell'accettare che c'è una cosa che rimane permanente, è l'impermanenza. Che tutta la vita è fluidità, e costantemente cambiamento, e che quello che credevi un giorno, forse domani non sarà così.
invece che molte volte la spiritualità maschile è stata così è stato, così sarà. E quindi questo è un continuo e non ci piove. Questo, il Vangelo è stato scritto così, l'interpretazione è quella lì e non si modifica. La Tara Bianca, guardate, l'occhio sulla mano, Tara Bianca che è capace di dire, ecco, fermiamoci un attimo, aspetta, cosa ho fatto? Com'è andata? Che cosa potevo modificare? Che cosa potevo fare meglio? Che cosa potevo... Dove ho sbagliato? E questa è una grande forza femminina, è di dire, ecco, lì proprio non sono stato presente. Ho di riconoscere, in questo momento do dei numeri, non sono qua. In questo momento, oggi come oggi, non sono qua. Infatti l'uomo vuole sempre tende a tenere questa maschera e dire, ecco, non posso confessare che oggi come oggi proprio non ne azzecco una. Ma effettivamente questa è una cosa che adesso sempre più uomini stanno integrando questo aspetto lì in loro per imparare a funzionare su tutti e due i modi. Ossia, la donna deve imparare a gestire questo ciclo, a impararlo, apprezzarlo in tutte le sue quattro fasi. E l'uomo anche deve lui riconoscerli, che anche lui, se no, rimane troppo fisso. E vedete, è Neftis, vedete con le ali che si riposano. Avete visto Isis con le ali che si alzano? Neftis abbassa le ali e dice, e respiro e dice, ma fino a dove siamo arrivati? A che punto siamo? E vedete com'è bella. Avete il suo nome in ieroglifico che si trova sopra la sua testa. Neftis. Sì, perché questa è la casa e questo è il cesto. Ossia che, pensando egiziano, cesto vuol dire mangiare. Casa, quindi cesto sopra la casa vuol dire che cosa posso mangiare di questa situazione. Casa vuol dire situazione, ker in egiziano vuol dire che cosa posso mangiare di questa situazione, che cosa posso imparare. Mangiare, simbolicamente, imparare. È Atena, la saggezza greca, vedete che pensa, che si ferma per pensare, che riflette, eppure... Atena che ha il casco da soldato. Soldato che pensa, non sembra due cose facili, perché è appena uscita dal cambiamento, dalla guerra e ci pensa sopra. E l'obiettivo credo che sia questa immagine di Rembrandt, non so se conoscete il Ritorno del figlio prodigo, non so se l'avete visto questo dipinto che è bellissimo. Guardate un piccolo particolare, questo il figlio prodigo che torna verso il suo padre e guardate questo dettaglio, guardate le mani. Non vi sembrano strane? È l'unione maschile e femminile, l'unione dentro di noi, senza che ci siano più opposizioni, ma capire che la continuità e il cambiamento fanno parte della vita, ossia che ci sono momenti della vita in cui bisogna imparare la linearità per integrare qualcosa e ci sono momenti in cui bisogna sapere svoltare pagina. Quindi come quando leggiamo un libro, siamo pieni di libri in questa sala, sapere che c'è un momento di leggere la pagina del libro, poi arriva alla fine della pagina. E bisogna sapere cambiare pagina, perché la vita è fatta così. E quindi maschile, femminile, femminile, maschile. Una cosa molto importante è che questo ciclo deve costantemente essere in movimento. E il grande problema di noi è che ogni tanto ci fermiamo su uno solo dei quattro aspetti e allora dividiamo per quattro la nostra capacità interiore, perché ci mancano le tre altre. E quindi l'obiettivo è proprio di mantenere... Sempre perché se la donna non fa il suo ruolo di donna, come l'uomo può giocare il suo ruolo di uomo se non ha una donna che sa bene far girare la vita, girare tutti e quattro aspetti e quindi non rimanere fermo su un aspetto. La cosa importante è di sapere riconoscere ogni fase e apprezzarla, sapendo che anche il toro, anche la calica che taglia le teste, anche lei è sacra. E solo così si può imparare un altro tipo di spiritualità che integra ogni quattro degli elementi. E quindi di sviluppare come potrei essere io leone, io angelo, completamente angelo, usando l'aspetto positivo, essendo il toro, tagliare le teste, ma di modo, con stile. Essere l'aquila. Se l'uomo capisce, integra dentro di sé, capisce dentro di sé queste quattro fasi, riesce
a capire molto di meglio il rapporto, la donna, lei stessa. Molti problemi di coppie vengono dal fatto che l'uomo non capisce, perché non entra nella logica delle quattro fasi, non la capisce, perciò ne è tagliato fuori e spero non capisce perché c'è una distanza che si crea sempre maggiore. Invece se l'uomo l'accetta questa capacità, riesce a secondare, a seguire le fasi della donna. Anche lui va a seguire le fasi del ciclo interiore della donna insieme a lei e la va a secondare e va a poter dare costanza a quello che la donna ha bisogno e che in questo cambiamento ha bisogno di un sostegno. Ha bisogno di sentire qualcuno che, con cui, su questo quale si può appoggiare. E quindi noi possiamo appoggiarla tanto meglio che capiamo che cosa lei sta vivendo, perché lo viviamo in parte dentro di noi. Ma gli diamo l'aspetto fisso per dirle aspetta di cambiare tutto ancora una volta nella nostra vita, l'abbiamo già cambiato 3 volte, forse sarebbe ora di avere un minimo di continuità e li diamo un po' e li facciamo vedere gentilmente certi aspetti che sono l'aspetto dei soldi, l'aspetto organizzativo, eccetera, ma senza andare a fermare questo meccanismo, perché molti uomini hanno paura della donna quando si sviluppa così, perché non abbiamo capito la forza che può sprigionare questo cambiamento nella vita, perché se non, la vita è in costante cambiamento. Se non ci fosse questo, se non riconosciamo l'importanza di questo ciclo, come dicono gli indiani d'America, se non ruoti, giri intorno alla vita, ti fermi e allora la vita gira senza di te.